Buongiorno e benvenuti a tutti al Giardino di Minerva. Oggi sarà un'intervista particolare con uno speciale esponente del movimento neopagano, della spiritualità neopagana. Parliamo di Starhawk. Avremo un'intervista con questa famosa autrice di vari libri e del famoso La danza a spirale. In questi giorni Starhawk si trova in Italia, a Roma, dove tiene una serie di seminari. Buongiorno e benvenuta. È un grande piacere averti qui con noi oggi. La nostra interprete sarà Valeria Trisoglio. Benvenuta anche a te. Grazie. Cominciamo con la prima domanda. Potresti raccontarci qualcosa di te, di come sei arrivata alla spiritualità, di come hai incontrato la Dea? Spirituality and how we met the goddess. Okay. My name is Starhawk, and I discovered the goddess spirituality many long years ago when I was a college student, actually. Allora, io sono Starhawk e ho scoperto la spiritualità della Dea molti, molti anni fa, quando ero una studentessa universitaria. I was a freshman in college, and I had an anthropology course. And a friend of mine and I decided to do a project on witches. E era appunto una matricola all'università e stava seguendo un corso di antropologia. E lei e una sua amica hanno deciso di sviluppare questo progetto sulle streghe. We had no idea what witches were, but we were interested. Allora non avevano idea di chi fossero le streghe, ma comunque l'argomento le interessava. And we started interviewing people and we met people. Some of them were a little strange and what did you say? Unsavory. E così hanno iniziato per questo loro progetto a intervistare varie persone. E alcuni tipi che hanno intervistato erano un po' strani, bizzarri, diremmo. Eventually we met some people who were practicing an American Celtic tradition. And they came and they began talking to us about this ancient religion that predated Christianity and Judaism, and that was a religion of the goddess. Ma poi finalmente hanno incontrato delle persone che praticavano una forma di spiritualità celtica lì negli Stati Uniti e che appunto hanno iniziato a parlare loro di questa spiritualità antica, le cui radici andavano indietro nel tempo fino a prima dell'ebraismo e del cristianesimo, ed è così che hanno scoperto la religione della Dea. And I was fascinated because I had never imagined that you could actually worship God in female form. I was raised Jewish, and in Judaism, God is supposed to not have any gender at all, but of course he's always called he. E lei è rimasta molto affascinata dall'incontro con queste persone perché non aveva idea che si potesse venerare il divino in forma femminile. Lei proviene da una famiglia appunto ebrea e nella tradizione ebraica, anche se si dice che appunto Dio non ha genere ma è al di là dei generi, comunque lo si identifica sempre come lui. Per cui questa dea, questa lei, era una cosa molto nuova e affascinante per Starhawk. They also told me that witches worship nature, and for me that fit what my actual experiences of the sacred had been. I had never really felt that sense of connection in the temple or studying the sacred books, but I felt it when I was in nature or when out in the woods or at the ocean, and so I identified with that. E inoltre queste persone che appunto avevano incontrato spiegarono anche che le streghe veneravano la natura. E questa è una cosa che per Starhawk fin da subito ha risuonato moltissimo, perché corrispondeva alla sua personale esperienza del sacro, dato che non era mai riuscita a stabilire veramente un contatto con il divino, né nel tempio né studiando le sacre scritture, ma lo aveva invece percepito quando si trovava nei boschi o sulla riva dell'oceano, quindi comunque quando era in un ambiente naturale. And they said that witches believed in reincarnation, which I had always believed in. E le dissero anche che le streghe credevano nella reincarnazione,
che era una cosa in cui anche lei personalmente aveva sempre creduto. Even when nobody else did, my family or anywhere else. Anche quando non c'era nessun altro intorno a lei che avesse questa credenza, né tra nella sua famiglia né tra le altre persone che conosceva. So I immediately felt like this was the religion, the spirituality for me. E quindi fin da subito lei ha sentito che quella era la religione, la spiritualità che faceva per lei. That was, I think, in 1968 or 69. E stiamo parlando del 1968-69, giù di lì. A couple of years later, I got involved in the feminist movement. E un paio di anni dopo, invece, ho cominciato a partecipare al movimento femminista. And as part of the feminist movement, we were questioning everything, including religion. E appunto all'interno del movimento femminista loro stavano mettendo in discussione ogni cosa, inclusa la religione. All the major religions seemed to be by men, for men, about men. E tutte le religioni principali sembravano essere realizzate dagli uomini, per gli uomini, e sembravano riguardare solamente gli uomini. So we started to ask, was there ever anything different? Could there be anything different? E così hanno cominciato a chiedersi: ma c'è mai stato qualcosa di diverso? Oppure potrebbe esserci qualcosa di diverso? And that gave me the chance to say, well, actually, yes, there was, and there is, and there can be. E questo le ha dato la possibilità di dire, ebbene sì, c'era qualcosa di diverso, c'è tuttora e può continuare a esserci. Yeah, that's... E questa è la risposta, insomma. Grazie. Veniamo ora ai tuoi progetti. Quali sono i tuoi prossimi progetti? Cos'hai in programma per il futuro? So this was about yeah. your past. Let's get to your prossimo futuro. What are you working on right now? What are your projects for yeah. the next future? Well, I have a number of projects I'm working on now. Attualmente sta lavorando a diversi progetti. I work with a group called Reclaiming, which is really a tradition of the craft, of the goddess religion. Lavora con una tradizione che si chiama appunto, con un gruppo che si chiama Reclaiming, che è una tradizione dell'arte, della religione della dea. And we're a network that has related groups all over the US, Canada, Europe, Australia, many places. Ed è un gruppo che ha altri gruppi a esso collegati in tutti i continenti, praticamente negli Stati Uniti, in Canada, in Europa, in Australia. Our approach to pagan tradition comes out of our experience as political activists, many of us. E per molti di loro l'approccio al neopaganesimo scaturisce anche dal loro impegno di attivisti. So we like to focus on the deep magic and the healing work. And also on the activist work in the world and the earth healing work. Quindi a loro piace concentrarsi in particolare sulla magia profonda e la guarigione, tanto quanto a loro piace lavorare sulla guarigione della terra e quindi su un lavoro di attivismo. I teach and practice permaculture, which is a whole system of ecological design. And I like to bring that together with the spirituality of earth-based religion. E attualmente inoltre lei insegna e pratica la permacultura, che è tutto un sistema di design ecologico, e a lei piace unire la permacultura proprio alla spiritualità delle religioni basate sulla terra, come la religione della dea. So we teach a lot of courses we call earth activist trainings. That bring together a permaculture design course with a grounding in spirituality and focus on organizing and activism. Quindi loro insegnano questi corsi che fanno parte del loro Earth Activist Training, ovvero la formazione per gli attivisti della terra, che riuniscono tutti questi diversi aspetti: la progettazione orientata alla permacultura, la spiritualità della dea basata sulla terra e l'organizzazione di forme di attivismo. And I'm always writing, right now I'm writing a sequel to my novel The Fifth Sacred Thing. E inoltre, come tutti sappiamo, lei è anche un'autrice, quindi è impegnata simultaneamente anche a scrivere, e in questo momento in particolare sta lavorando sul seguito del suo romanzo La Quinta Cosa Sacra.
And that's because we're also in the process of making a movie out of the fifth sacred thing. E questo perché attualmente stanno anche lavorando alla realizzazione di un film basato proprio sulla quinta cosa sacra. And that's a huge project that we hope will be successful and will bring some of the ideas and values of paganism out to a larger world and audience. E questo è un progetto molto grande, molto impegnativo, che sperano proprio abbia successo, perché potrà contribuire a diffondere i valori e le idee del neopaganesimo a un pubblico molto più ampio. I should say that if people want to see a little bit of our rituals, we actually have videos on YouTube. You can Google Reclaiming Spiral Dance and see a bit of our big Halloween ritual that we do every year. E inoltre volevo aggiungere che se alcune delle persone che ci seguono in questa intervista vogliono avere un po' un'idea di come lavora la tradizione del reclaiming, possono andare su YouTube e digitare appunto Reclaiming Spiral Dance, che è la danza a spirale, e troveranno dei video di questa grande manifestazione, ovvero la danza a spirale, che loro organizzano ogni anno a San Francisco nel periodo di Samhain. And in a few more days we'll have a video online that will be a kind of new promo for the fifth sacred thing, a little taste of the story. E tra qualche giorno sarà disponibile online anche una specie di trailer della quinta cosa sacra del film, ovvero una piccola introduzione per dare un'idea della storia. And people will be able to find that on my website, which is starhawk.org, or on thefifthsacredthing.com. E potrete trovare questo video sia sul suo sito personale, che è appunto starhawk.org, oppure sul sito della quinta cosa sacra, che è the fifth sacred thing, quindi la quinta cosa sacra in inglese.com. So, quindi, come potrete vedere, è decisamente un sacco di progetti. Aspettiamo con ansia questo film, allora. We're looking forward to see this movie then. So am I. E andremo a vederci il trailer, senz'altro. Starhawk, questa non è la prima volta che vieni in Italia. Cosa ne pensi del nostro paese, sia come turista, dal punto di vista del turista, che come attivista? Okay, so this is not the first time that you visit Italy, our country. What do you think of our country, both as a tourist and as an activist or a person involved in the goddess movement? As a tourist, I think Italy is like heaven. Come turista penso che l'Italia sia il paradiso. I was here the first time when I was 19 years old, and I was an art student, and we went hitchhiking all over Italy looking at art museums. E praticamente è venuta in Italia per la prima volta quando aveva solo 19 anni e hanno girato tutta l'Italia in autostop per visitare tutti i musei d'arte del nostro paese. And I still love to come to Italy and see the art and the architecture and the culture. E ancora adora ogni volta che viene qui in Italia soffermarsi a guardare l'arte, l'architettura e la cultura del nostro paese. I love walking around in the cities like in Rome. They're just so fascinating with all the little streets and the plazas and the sidewalk cafes and, you know, so many different little surprises, little churches or little museums here or little statues there. E a lei piace proprio tantissimo camminare per le strade di queste nostre città, come ad esempio Roma, dove rimani sorpreso dai vicoletti, dalle piazze, dai caffè che hanno tutti i tavoli all'aperto, e non so, puoi trovare voltando l'angolo una chiesa, una statua, insomma, è tutta una scoperta. And I love the countryside, it's just beautiful. A couple of years ago I was in Tuscany, which is just stunning and spectacular, and I also have land in California where I grow olives and where we have a climate very similar to Italy, so I'm always very interested in what people are growing and how people are using the land. E le piace moltissimo però non solo passare il tempo nelle città qui in Italia, ma anche in campagna. Adora la campagna italiana, trova che sia meravigliosa. Due anni fa è stata in Toscana, appunto, e l'ha trovata semplicemente stupenda.
Inoltre in California le aree, gli appezzamenti di terreno dove coltiva gli ulivi, perché il clima lì dove abita lei è molto simile al clima che abbiamo qui in Italia. Per cui quando si trova appunto nella campagna italiana presta sempre molta attenzione a che cosa viene coltivato, come, a come viene gestita la terra. E anche questo è un aspetto che la affascina molto del nostro paese. As an activist and feminist and someone involved in the goddess movement, I'm really happy to see those movements growing in Italy. E invece come appunto attivista e persona impegnata nel movimento della Dea, è veramente contenta di vedere come questi movimenti stiano crescendo qui in Italia. For one thing, gives me more of an excuse to come back. Per una ragione su tutte, se non altro le dà la scusa per tornare più spesso. But I think Italy has a strong culture that's very life-loving and life-affirming. Ma pensa che comunque l'Italia abbia una cultura molto forte orientata proprio a questo amore per la vita, all'affermazione della vita. It's all about food and art and song and pleasure. Quindi tutta concentrata sul cibo, l'arte, i piaceri. And the Catholic Church never really quite succeeded in squelching it. E la Chiesa Cattolica non è mai riuscita del tutto a soffocarla. So it's great to see people being able to actually embrace that in a deeper way and say, yes, it's possible to have a spiritual life that affirms life and affirms the body and sees sexuality as sacred and the body is sacred and this earth is sacred. E quindi per lei è meraviglioso vedere anche qui in Italia come con questa cultura di fondo sempre più persone stiano abbracciando una spiritualità che proprio afferma la vita, che riconosce come il corpo è sacro, i piaceri sono sacri, la sessualità è sacra e come anche la nostra terra, la terra su cui camminiamo ogni giorno, è sacra. And I think that's very important in this time when our ecological systems are under so much stress and there's so many assaults on the earth, to really be able to embrace the earth and say no, the life of the earth, the interconnected life that we're part of, is sacred. Sacred in the sense that it is the most important thing. E secondo lei questo è molto importante, soprattutto in un periodo come questo, in cui la natura è minacciata, in cui la terra stessa è continuamente assaltata, e per cui è necessario che le persone riconoscano la sacralità della natura e della terra. La loro sacralità nel senso che sono le cose più importanti per noi, le cose che veramente ci stanno a cuore. And that if we, that's what's sacred to us is what we don't want to see compromised, we don't want to see it destroyed, that it's more important than temporary profit. Perché le cose che noi riteniamo sacre sono quelle che per noi sono più importanti, quelle che non vogliamo vedere compromesse, quelle che per noi contano molto di più del profitto momentaneo. Certo. Grazie. That's right, thank you. Sono completamente d'accordo. Come hai già detto, la comunità neopagana in Italia sta crescendo, non solo sta crescendo, ma sta anche cercando di unificarsi, di organizzarsi. Potresti parlarci un poco del tuo ultimo libro, Tools for Empowerment, che parla proprio di questo argomento? Developing projects together. Mm-hmm. So could you please talk a little bit to us about your latest book, Tools for Empowerment, that deals exactly with these kind of issues? Yeah, I think when we come together in groups and try to work together, especially in groups of equals, where we don't have top-down authority, sometimes we need a different set of tools than we've been given for working in hierarchies. Praticamente dice che pensa che quando ci ritroviamo tutti insieme per collaborare in gruppi, specialmente in gruppi di pari, dove non c'è una gerarchia imposta dall'esterno e quindi dove le persone non sono messe alcune sotto e altre sopra via via scalare, sono necessari degli strumenti diversi rispetto a quelli che invece ci sono stati forniti dalla società in cui viviamo, che è fondamentalmente gerarchica.
You know, we grow up in families, and when you get in a fight with your brother or sister, you know, mom comes in or dad comes in and says, okay, you two, stop it now, you behave. Perché alla fine tutti noi siamo cresciuti in delle famiglie dove quando magari litigavamo fra fratelli o fra sorelle, arrivava la mamma o il papà e ci diceva, ehi voi due, adesso basta, smettetela di litigare. But when we work in groups where everyone is equal, there's nobody to step in and be mom and say, okay, you two behave. Ma quando lavoriamo in un gruppo di pari dove tutti quanti sono uguali, non c'è la mamma della situazione che interviene e dice a due persone, ehi, voi due smettetela di litigare. And we often don't have very good skills at communication or resolving conflicts. E quindi spesso non abbiamo sviluppato delle capacità particolarmente buone per comunicare fra di noi o risolvere i conflitti. I know when I went to school, they spent a lot of time teaching me things like algebra that I can't do it all anymore, and no time at all teaching me things like conflict resolution. Right. Cioè, ad esempio, quando lei andava a scuola, si ricorda che gli insegnanti hanno passato ore a insegnarle l'algebra, una cosa che adesso non si ricorda minimamente, non saprebbe più come usare, ma nessuno ha speso neanche un minuto per insegnarle cose come la risoluzione dei conflitti. So when we try to form new kinds of groups, we have to be aware that we often bring in bad habits. Quindi quando cerchiamo di formare gruppi nuovi, dobbiamo essere consapevoli che spesso rischiamo di apportare a questi gruppi delle brutte abitudini del nostro passato. We often try to avoid conflict by not directly confronting people. Spesso cerchiamo di evitare il conflitto evitando di confrontarci direttamente con le altre persone. But instead we go and gossip to somebody else, and that actually makes it worse. E invece di parlare con la persona direttamente interessata, magari andiamo a spettegolare con qualcun altro, e così facendo non facciamo che peggiorare la situazione. So if instead we can learn the practice of how to respectfully confront people, how to give constructive critique to each other. Ma se invece potessimo imparare la pratica di confrontarci pacificamente, direttamente con l'altro, fornendo delle critiche costruttive. How to make decisions together and how to co-create together. Se potessimo imparare come prendere decisioni tutti insieme e co-creare insieme, then our groups can be more effective. Allora i nostri gruppi riuscirebbero sicuramente a essere più efficaci. And they can be places like they should be, where we find deep spiritual and emotional support. E possono diventare quello che dovrebbero essere, ovvero dei luoghi dove troviamo profondo nutrimento e profondo sostegno spirituale. Grazie. Negli Stati Uniti il paganesimo è riconosciuto come una religione ufficiale? E più che altro saremmo interessati a sapere quali sono stati i problemi e come è stato accolto, anche perché è un problema che presto incontreremo anche noi, e quindi se ha qualche consiglio da darci, è una cosa che ci interessa molto, visto che adesso appunto stiamo cercando di organizzarci, soprattutto col progetto Articolo 8, vorremmo avere qualche consiglio da te. Yeah, in the United States it's not so hard to be officially recognized as a religion. Negli Stati Uniti non è poi così difficile venire riconosciuti ufficialmente come religione. Because our constitution guarantees freedom of religion. Perché la loro costituzione garantisce la libertà di culto. So the agency that really decides if you're a religion or not is the Internal Revenue Service, our tax service. Quindi l'ente che effettivamente decide se un movimento è una religione oppure no, alla fine è il fisco, fondamentalmente. And they aren't supposed to care what you believe as long as you satisfy the test that you are sincerely some kind of religion that provides services for people, that you're not just trying to get this to avoid paying taxes.
e a loro fondamentalmente non importa nulla di quali possono essere le tue credenze, gli interessa soltanto che appunto questo movimento fornisca effettivamente dei servizi alle altre persone e che non stia cercando di ottenere lo status di religione soltanto per avere l'esenzione fiscale. So I was involved with a group called the Covenant of the Goddess that was officially recognized in 1975 and reclaiming, I think, got its tax status sometime in the 1990s. Quindi lei stessa è stata, ha partecipato, insomma, è stata coinvolta nella Covenant of the Goddess, che ha ricevuto il riconoscimento ufficiale di religione nel 1975 e più specificatamente il reclaiming, la sua tradizione, ha ottenuto questo stesso riconoscimento, questo stesso status fiscale negli anni 90. But that doesn't mean we don't face problems, because there still is a lot of misunderstanding and a lot of prejudice. Ma questo non significa che non si trovino comunque ad affrontare dei problemi, perché ci sono ancora molti pregiudizi e molta disinformazione. Some of it depends on what part of the United States you live in. E in parte dipende molto da dove uno vive negli Stati Uniti, in quale parte del paese. If you live in San Francisco or the West Coast, which is very progressive and liberal, there's not so much problem being out there and open as a witch. Se ad esempio uno vive a San Francisco o comunque sulla costa occidentale, dove sono tutti molto aperti, molto progressisti, non ci sono poi così tanti problemi nel dichiararsi pubblicamente una strega. If you live in the Deep South or the Bible Belt or the Midwest, it's different. Ma invece se uno vive nel profondo sud o nel Midwest o in quella che viene chiamata la Bible Belt, ovvero la cintura della Bibbia, cioè dove proprio lo zoccolo duro, diciamo, del cristianesimo negli Stati Uniti, ovviamente il discorso è completamente diverso. But there are some national struggles that we've had. For example, the struggle to have pagans recognized in the military. Ma comunque hanno portato avanti varie battaglie a livello nazionale, come ad esempio quella perché i pagani fossero riconosciuti in ambito militare. And to have pagans who die in the military service be entitled to have a pentacle on their gravestone. Per permettere appunto a quei militari pagani morti in servizio, quindi appunto combattendo per il loro paese, di avere il simbolo del pentacolo sopra la lapide. And that struggle was won. E questa battaglia è una battaglia che i pagani negli Stati Uniti hanno vinto. Thanks to a lot of hard work by a lot of different people. Grazie a molto lavoro da parte di diverse persone. In California we face a lot of struggles because there are a lot of pagans in prison. In California, invece, una delle sfide che si trovano ad affrontare adesso è dovuta al fatto che ci sono molti pagani in carcere. It's not that so many people are arrested for being pagan or that so many pagans are criminals. Il che non significa che molte persone vengono arrestate perché sono pagane o che ci sono tanti pagani che sono dei criminali. It's more that many people who are in prison discover paganism and Wicca and are attracted to it as a spiritual practice when they're looking for something to offer them some comfort and hope. Dipende invece dal fatto che molte persone che si trovano già in carcere scoprono il neopaganesimo, la Wicca, nella loro ricerca di qualcosa che possa dar loro speranza e conforto. But it's a big struggle to get pagan chaplains to be allowed to go in, to have pagan services, to be able to bring in things like a maypole or other ceremonial objects, or for people to get books. Ma appunto i pagani nelle carceri si trovano ad affrontare moltissime difficoltà, perché è difficilissimo permettere ai cappellani pagani di svolgere un servizio di assistenza nelle carceri regolarmente, come fanno i cappellani delle altre fedi. È molto difficile far sì che le funzioni religiose pagane vengano celebrate o permettere l'ingresso nelle carceri di vari strumenti rituali o anche ad esempio di un palo di maggio, o anche permettere ai detenuti di ricevere libri inerenti a queste tematiche. Pagan prisoners often face discrimination when they come up for parole,
if you're Christian, they think, oh, they must be a good person, they must be reformed. If you're a pagan, they're like, keep them in jail longer. E ovviamente si trovano a fronteggiare queste forme di discriminazione anche quando è il caso di ridiscutere la pena. Quindi se uno si incarcera e si converte al cristianesimo, allora viene considerato, no, una brava persona, devi essersi pentito. Invece se uno si converte al paganesimo, la cosa non ha esattamente lo stesso peso, anzi semmai il contrario. But if I have advice, I would say that we can learn a lot from the gay liberation movement. Ma se proprio dovesse darci un consiglio, ci direbbe che abbiamo molto da imparare dal movimento di liberazione degli omosessuali. Harvey Milk, who is one of the leaders from San Francisco, used to say, you know, don't hide, don't be afraid to come out of the closet and let people know who you are. Quindi Harvey Milk, che è uno dei leader del movimento gay a San Francisco, diceva sempre: non nascondetevi, non abbiate paura di mostrarvi apertamente, non abbiate paura di mostrare chi siete e di permettere alle altre persone di conoscervi. No, I know not everyone can do that, but I think it's important that those who can and feel called to, the more out we are as pagans, the more we can talk about it, educate people about it. Then in some ways, you know, when you hide, people think you have something to hide. E si rende conto che magari non tutti possono farlo e quindi dichiararsi apertamente pagani, ma secondo lei è molto importante che tutti quelli che possono farlo, che si sentono chiamati a farlo, lo facciano, che non esitino a dire di essere pagani, a parlare con la gente per educarla, a spiegare esattamente che cos'è il paganesimo. Perché quando invece uno si nasconde, gli altri immediatamente pensano che abbia veramente qualcosa da nascondere. And I would say, having been out as a pagan for something like the last 35 years, as much as I may have faced discrimination, I would say far more than that, I've found people interested, fascinated, and often attracted when they actually hear what I'm talking about. E lei, come persona che è stata pubblicamente pagana per ormai più di 35 anni, può affermare che sì, a volte si è trovata a dover affrontare la discriminazione, ma molte più volte ha riscontrato che le persone invece erano interessate, affascinate persino, da quello che lei praticava nel momento in cui le davano la possibilità di spiegarlo. And I would also say to make alliances wherever we can with people from other religions, other groups, secular activists. E ci consiglia anche di stringere alleanze quanto più possiamo con altri gruppi religiosi, altri gruppi in generale, anche altri gruppi di attivisti, magari laici. There are many pagans active in interfaith work, for example. Ad esempio, ci sono molti pagani che sono molto attivi nel dialogo interreligioso. And Patrick McCollum, who's a wonderful man who's really led this battle to get pagan prisoners their rights, he always says, when pagans get their rights, everyone gets their rights. E Patrick McCollum, che è appunto questa persona che è molto attiva negli Stati Uniti per il riconoscimento dei diritti dei detenuti pagani, dice sempre: nel momento in cui i pagani vedranno riconosciuti i loro diritti, tutti quanti vedranno riconosciuti i loro diritti. Grazie mille, grazie per le tue parole, per i tuoi consigli e per il tempo che ci hai dedicato. Quindi aspettiamo con ansia di vedere il tuo film, il film che uscirà, e leggere il tuo libro, e aspettiamo di vederti presto di nuovo qui in Italia. I hope to be able to come back too. Anche grazie mille, e grazie anche a Valeria per la sua ottima traduzione. Grazie, grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.